保持这个方面应该还是应该有办法的，我们也很想帮，但是好像很难拆Un lavoro lungo, soprattutto perché c'è ancora troppa gente in giro ed è la prima cosa che hanno notato stupiti i cinesi arrivati ieri a Malpensa. In questa battaglia tutti siamo coinvolti e ognuno deve fare il proprio dovere in questa corsa contro il tempo, ognuno deve fermarsi. Nella risposta a Covid-19 nessuno sta solamente a guardare, tutte le persone, il governo, le strutture operative, ma soprattutto ogni singola persona devono essere parte di questa macchina, devono essere persone che possono a questo punto avere delle misure di sicurezza molto elevate, delle misure di chiusura molto elevate per prevenire questa diffusione. I consigli della delegazione cinese partono proprio da qui, rallentare, anzi bloccare, la parola d'ordine è lockdown, come a Wuhan, dal trasporto pubblico a qualsiasi attività e poi indossare mascherine tutti, perché se l'approccio non cambia nemmeno la tendenza dei contagi lo farà. Da oggi anche il governatore Fontana si è presentato alla stampa con una chirurgica sul volto. Dopo una prima valutazione, una prima missione nella città di Padova, si sono mossi qui a Milano e hanno visto nell'area più colpita, nella regione più colpita, che purtroppo le policy non sono ancora così strette secondo i loro standard. Le persone non stanno ancora vestendo maschere, ci sono ancora troppe persone in giro e soprattutto il trasporto pubblico è ancora attivo. Regione Lombardia chiederà al governo provvedimenti ancora più rigorosi, una stretta che potrebbe toccare, oltre a supermercati e corse già al vaglio del governo, anche i rider e le consegne a domicilio. Ora è il tempo di chiudere le attività, di chiudere il movimento, di restare a casa, di avere le persone che siano completamente coscienti, che devono essere preparati per rallentare questa epidemia, non muovendosi e restando a casa. Chiudendo tutte le attività. È questo il modello da seguire secondo l'esperienza cinese. Se vengono aumentate le misure di quarantena diventa più facile andare a identificare le persone esposte, le persone da trattare e le persone che quindi possono ricevere un miglior trattamento in questa risposta alla malattia.